5, Carlo, ci vediamo lì. Dei balli. Pronto? Vai. Giochi senza frontiere. Poi saranno i pirati. Questi sono i pirati. Giusto, no? Però solo due. Così la prima metà noi, loro costruiscono la seconda entrata da qua. E poi la parte laterale, sì. Non ho capito, questi i due piloni, quelli alti e poi il ponte, tu lo immagini così, sì, che vada a scendere. Sì, e noi facciamo la prima metà, la seconda metà simmetrica dall'altra parte che costruiranno loro. Dobbiamo vedere però come ha senso. Sai cos'altro si potrebbe fare? Cioè non so se hai visto il ponte di Brooklyn, praticamente c'ha questi pilastri alti, poi c'è la strada qua e poi mettiamo queste... È come il progetto del ponte sulla strada di Messina. Non c'è come la spillatrice? Sì, ce l'abbiamo. Ma ne abbiamo due addirittura. Ok. Due, poi... Ma la grandezza non... Anche questo, poi magari questi per... attaccare i pezzi forse. Bravo, tira fuori tutto. Per adesso li attacchiamo con questi. Sì, vediamo, vi faccio vedere tutto quello che ci sta. Bravo. Grazie. Ragazzi, visto che la prima cosa, il primo intervento sicuramente riguarderà le misure, cerchiamo di organizzarci con le misure. Sì, pure tra un pilastro e l'altro, la larghezza. Ah. Però dite voi, perché io non so. No. Cioè, partiamo dalla larghezza, Del ponte. Cioè come potremmo farlo, non lo so. Facciamo più 50 centimetri. Di larghezza, così, cioè una strada così grande. Lo puoi fare più piccolo il ponte. Ma noi possiamo anche tagliarli questi, cioè, capito? Possiamo anche modificarli, mi pare. Certo. Sì. Quindi volendo fare dei buchi, aggiungerci... La larghezza, quanto potremmo fare? La larghezza della carreggiata. E che un 30, no, non so. Ancora. Si dice che questo è la 500. Allora, prendiamo delle misure. Voi la grandezza, quanto avete intenzione di fare? Io sfruttando questi. Ma cosa intendi? Largo? No, la lunghezza. Ah, lunghezza. No, ecco la larghezza. Per la lunghezza che incontrerà l'altra parte del ponte. Si può fare tutto. Lo facciamo. Facciamo. La lunghezza. E c'è anche un loro. 100? No, aspetta, no. 100 metro. Se basta, perché no? Facciamo grande. Però poi devi... Ah, vabbè, sono cinci. Se basta, tutti quei pilastri. Poi per I think questi we need to do a little bit of sketch. Then we follow what we just sketch. Then we do it. Lo schizzo di quello che vogliamo fare. Oh, allora, facciamo così. Senti, se si può cominciare anche lì per fare il ponte. Cioè, sì, abbiamo anche la carta, anche il cartoncino, capito, che possiamo utilizzare. Questo possiamo mettere. Allora, questa disposizione qui, uno spazio di 10 cm da qua. Ora vediamo quanto spazio tra qua e qua. Sfrutterei la lunghezza di questo qui. Quindi più o meno. Devi sfruttare una lunghezza misurabile, perché tu gliela devi comunicare anche a loro. I think to make it easy for all of us, why not follow this? Look at it, it's been done. They will do half part of it.
facciamo? How do we do it? No, do we l'altra parte degli altri ragazzi, sì, vero? Sì. E lui quindi metterebbe questi più grossi, li mette al centro. Può essere anche bella come soluzione questa. Devo solo due da parte. Fatemi capire meglio. Questo lui propone questi i due pilastri più al centro. E come è? Su quanti sono? Sì, ma quello è come quindi, ho l'intenzione di farlo io, quello non è il centro, questo è un ingresso diciamo del ponte, qui c'è l'altro. Lui invece dice qua incominciano, qui c'è la prima parte della terra, c'è la terra. No, non puoi farlo, e qui devi ragionare con l'altro gruppo, devi costruire metà del ponte, come fai a costruire in quel modo? Tu devi andare a negoziare, magari devi proporre quello, cioè la negoziazione penso sia questa, nel momento in cui noi abbiamo pensato a come fare metà del ponte, poi tu devi andare con loro a capire quello che loro hanno pensato e cercare di magari portarli. Sì, facendolo come dice lui, creando una struttura simmetrica già noi, come facciamo poi a regolarci con loro? Cioè, perché non sappiamo che gli altri, tu dici, cioè, non avranno uguale. Ma questo possiamo chiederlo a qualcuno? No. Non sappiamo se gli altri hanno lo stesso materiale? Sì. Ce l'hanno? Sì, identico. Identico. Cioè, come dice lui, potremmo fare, allora, creare due strutture. Il punto, Carlo, è che tu come rappresentante del nostro gruppo ti sei fatto un'idea di quello che il ponte che vogliamo costruire? Glielo devi comunicare a loro e insieme dovete cercare una soluzione che non è detto che chiaramente come lo vogliamo noi. Certo. Capito? Sì. Però magari tu glielo dici e loro... I don't know, but it's just a suggestion. Because these are the cards. You know, okay, this is the pillars. See. This card, I don't know, we will just cut it, then make it like a box. This will stand on it so that it will be more, it will be more higher. A box under this? See? Okay. All of it for the same size. We will do it like that for the same side to stand on it. Then as it is done here, the street, these very ones, will come middle like this. Will be on middle. Then after this will be on top of the pillars because this must be on top of the. So give me one of the cards so that we'll, just one so that we will not spoil the material. So that we'll, okay, only one for now. No, only one for now because it's hard. I think I need some measurements. I don't know. I think okay. Okay. Forse sarebbe meglio non usare materiali ora. Cioè per fare il ponte, ce ne abbiamo anche tre. It will just be like this. This will be on top. Fantastico. Like this. Sì. So. Ah, questo è the street. See, I'll divide it so all of it will just get it. It will just be on top or like that, and I don't know. And, the wideness,
The whiteness, I don't know. How many meters? I don't know. Is it okay? I think I should cut it into two. Mezzo. Okay. Because I have to cut it into two. Just be on top like this. We'll put that. The street will be there. Okay. All of it like that. It will just stand. So someone should help me with the how do you call it? Solid tape here, yeah? Tackle it. But wait before we talk to the other group because we don't know. Okay. Well, it's the negotiator. Check it out because if not we stick everything together and then they to completely change the plan. I think before we use the material. So who is our negotiator? When are you meeting? Non so, 10. 15 minuti. È 25, è 25. Anche questo. Sì, mettiamoci lì. Datemi un'idea di cosa volete fare, così poi. Sì, ragazzi, un'idea a caso. Yes. Okay, this place under like this. I don't know. The pillar in I think this goes into the water. Okay, quali? Questi in the water? Sì. Questi? Quindi così? Così? Street, questi, this in the water, and street... On top? No. No. It will not be so. Quindi facciamo... Non mi piace che si muove troppo. Vedo quello fissiamo. Come fissiamo? The street. Sì, the street. Ma fare una cosa simile. E poi qua. Ok, the street on the top. Poi questi. Questi per. No. Questa è la carreggiata passa così, non così. Passa così, giusto? La strada, the street. Yeah, because what I'm seeing right now, what I'm imagining, because it's a suggestion. The street cannot be on top. The street must be middle. The street must be middle. So if you put this like this, it will not be. Or otherwise, I should cut it into two, so that everyone it will get it all size. After that, we will put this somewhere like this. Then the street will be somewhere like this, and the bar will be on top. Ah, come stiamo dicendo Carlo allora? Quindi la strada da qui? La strada? Sì. Ma dobbiamo vedere se anche loro... Vabbè, in genere la strada sormonta i piloni, almeno questi qua, quelli a mezza altezza. E lui invece sta pensando, quando praticamente non so, quel ponte che c'ha due fascioni... Sì, però poi, come dice lui, devi creare la struttura centrale qua a mezza altezza per poter... Lui dice questo, capito? Io qui questo posso fargli un buco, per esempio, lì, buco, ficco, buco. Faccio dei tagli, e questi sono i miei, chiamiamoli, tramezzi. Invece, come dico io? Se lo fai vabbè, qua, è giusto per capirci quello che dice lui, capito? Così gli intendi... Allora lui dice, posizioniamo questi, mettiamo fermo, cioè blocchiamo questa struttura così, questa qua, poi ci mettiamo l'altra bacchetta, qual è questa...
naturalmente va fermata sì. qui. Vabbè. E poi sopra ci facciamo con altro cartoncino la strada e questi affari magari a... ad abbellire. Però ad abbellire. Se ci troviamo con le misure del... Vabbè, questa è una proposta. Se tu ne hai capito, andiamo con due progetti. Ok, questa è chiara. Io farei questa cosa, sì, sì. Okay, questa è chiara. Sì. Io invece farei questo. Good idea. Creare questa struttura così. La strada, farla passare da qua. Puoi creare da sopra e poi qua si, magari si restringe. Queste cose qua per mantenere, pure per abbellire, tipo il disegno che c'è questa vabbè, cosa. Sì. Ok, tu ti immagini là qua sotto, questi sono i piloni e la strada che poggi qui, sì, poggia qui. Poggia sopra. E dico, e la strada che fa qui? Cioè, oppure il foglio di carta che rappresenta la strada. Il foglio di carta che rappresenta. Sì, provo a passare così, magari. Sai che altro? No, ma sai che altro puoi fare? Puoi bucare il foglio e far passare questi attraverso il foglio, così come? Questo è il cartoncino rigido? Sì, no, sì. Ah, vedi? Più rigido. Non so se ti piace, cioè, far passare i pilastri attraverso il foglio. Facciamo un buco? Sì, si può pure fare. Così hai capito la strada? Ci fa pure la pista di biciclette. Ah, cioè, sì, se poi facciamo la pista ciclabile. Capito? Quindi voi dite if you want to get it easy this must rise a little bit. Oppure un cartoncino. Non dovrei, ma tempo. Posso portare un po'? Non il materiale. 12 e 20. Sono le 11 e 29. Carlo, vabbè, scusami, capito? Carlo, ma tu le proponi tutte e due? Cioè, sia sì, quella sua propone, sì, 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 quella sua la sua. Vedi su che cosa si sono orientati loro. Vedi, c'è un altro. Secondo me lui l'ha fatto in un'altra vita. Ha costruito un ponte. Vedi, cioè, gli dicevo, è una cosa che c'è. No, la strada. Carlo, perché avevo avevo un'idea, sentiva solo quella. Invece mi piaceva un po' la sua. Sì. Spero di farlo, però. Usually, do you build the ponte? Sì. Yeah, I'm an engineer, so... Oh, you're an engineer, okay, you see. An engineer? No! I have an idea. You are you an engineer? Si, sì, oh, si, sì. Okay. But I build cars, auto engineer, Yeah, I build cars. Okay. So... Cars, cioè, che sa così? Macchina. Sì. Ah. So... Dai, facciamolo costruire a lui! Because all that I'm saying that, I know is we are all together and we have to understand that we will do. But the problem is the other side. And we ourselves. You see? The problem is it have to be up a little bit. I don't know if it has to be up a little bit. It has to be up a little bit, or I'll just cut it like this, so that the space will be there. We put it at the other side. Then this, we will tuck it on the middle. Okay. On the middle. This is capito. We tuck it on the middle. Mm-mm. Then that's the street. Then this come on top. No. Sai che magari che altra cosa? Magari si può anche fare un foro qua, così questo lo infili e si viene. Ah, per essere più rigido. Come lo spingo? Allora, nel brillante minuto che è passato fuori, loro hanno pensato una cosa che non abbiamo totalmente pensato. Loro hanno concepito il ponte come un passaggio da... cioè una struttura così ad arco. Semplice, come i bambini. Ecco. Però non sfrutterebbero il materiale che abbiamo. E tu comunque, mo tra 10 minuti ci rivediamo. Un minuto, non potevo dire niente. Un minuto? Non è giusto. Non è giusto. This is the hour like a hack. Lui costruisce una macchina. Like this. Quindi? Sì. And it is half-half. Half-half. Whenever you make a bridge, whenever a bridge is like an arc, whenever a bridge is like an arc, I know that type of bridge. Whenever it is like an arc, I don't know, but it the who is going to do the half? How are they doing the half and we doing the half?
because if the bridge is like this, okay, it's like this, it's like this, sorry, and because when a bridge is like this, the time, the street on top is on top. Vedete 10 minuti. And it is from one side to on another. Hai 43, cioè mio. One side to another. Okay, since it is one side from another, they are going to do the half, and we are going to do the half to join it. Ah, so you say it's difficult to meet? Sì, come fai? No, it's not difficult. Cioè, it's difficile. What do you mean? Is it better like this or better or? Okay. Okay. This is it. This is it. This is it. Okay. This is it. Yes. Let's see. This is it. This is it. The street. See. Bello. Mi piace. Mi sta piacendo. See the street. Questo qua. The street. The street cannot be under. It will be on top. Because any bridge with the arc, it does not go like this. It goes up to the other side. Like this. Ma quindi il discorso è che stiamo praticamente appoggiando, cioè like la proposta degli altri, cioè, sì, nel momento in cui non la stiamo stravolgendo la nostra. Like this. La negoziazione. Vabbè, però sì, può anche questa, cioè, negoziazione. Però io non so se vi piace, perché magari sai, col foglio. Potremmo anche sostenere la nostra. Facciamo dei fori qua e facciamo passare i pilastri. Così praticamente. Ma la strada non va sopra, come dici tu. Va sotto? Va sotto. Lui invece dice sopra. No. Io dico proprio in mezzo. Because he said they are doing an arc home. That was their suggestion. That was their idea. See? And we have to find a solution. Vabbè, diciamo che è molto più stretta, diciamo che sia a metà. Abbiamo una struttura sotto, questo, tipo quello là. E questa è la strada in mezzo, gli altri piloni così? Qua li colleghiamo. Così? Sì, così loro. No, loro. E noi proponiamo questo. Ma gli altri be the same. Yes. Devono essere uguali. Come ho detto io all'inizio poi. Allora, diciamo che è metà altezza, vediamo quanto è questo. Digendi. Ci abbiamo tre questi che possevano. Poi c'è un altro solo incontro. Allora. Due altri, no? Tre incontri. E Carlo, te la senti di stravolgerlo piano completamente? No, ma io devo dire per forza. Ok, allora se facciamo la prima proposta. Your name? Idris. Questo facciamo un buco qua. The hole here, hole here. Fichiamo questi. La stessa cosa qui e utilizziamo questi, siccome si possono mettere i fogli, ne mettiamo diversi e creiamo uno spessore, quindi il manto stradale, diciamo, sono questi fogli qui, no? Li possiamo mettere tutti quelli che vogliamo, così se ci facciamo passare l'oggetto pesante regge lo stesso, se ci facciamo passare l'oggetto leggero regge lo stesso, e sotto quanti, noi impegniamo 1, 2, 3, 4. Sotto ci possiamo mettere qualcuno di questi, sì, questa strada in mezzo, sì, questo, la struttura poi è tutta, la struttura è più solida, perché se noi teniamo questi due attaccati con questo qui, questi due con questo, no, così finisco, ci mettiamo, ripeto, aprendo questi ci facciamo passare i fogli che faranno il manto stradale. Dimmi. Domenico, scusa, allora se noi facciamo i buchi, questa parte qua e questa parte qua va dentro. E tu dici come? Il foglio, cioè dobbiamo tagliare il foglio, perché il foglio va da qua a qua. Ma lo possiamo fare. Tagliamo i fogli. Il materiale ce l'abbiamo. Okay. Loro però avremo il problema, anche loro avranno lo stesso problema, e quindi ci saranno spazi al centro. Perché se loro hanno lo stesso problema che tu dici, giustamente, che dobbiamo tagliare i fogli, anche loro se mettono i loro due piloni più alti qui. Qui ci sarà uno spazio vuoto, giusto? Perché anche loro avranno lo stesso problema. È lo spazio vuoto, però lo possiamo risolvere. Faccio vedere io cosa avevo pensato. Dai, veloce, che Carlo deve... Cioè, se noi facciamo i fogli, li facciamo passare, poi noi possiamo congiungere un foglio di carta con un altro. Lo faccio vedere mo... Facciamo così, come dice lui, perché... Lo faccio vedere mo, uso questo, così. Sì, possiamo anche tagliare questo. Praticamente tu questi li puoi congiungere, questi li metti dove vuoi. Qua. Sì.
Però la struttura è sempre quella di Idris. Secondo me sì, va bene, va bene, non dire che facciamo. Ah, cioè, certo. Ma noi abbiamo un compito difficile, cioè quello che deve dire. Ah, capito? Deve secondo me tu devi partire dalla struttura, cioè che noi lo vogliamo fare così, fammi sapere. Ma quanto tempo avrà adesso Giulia la prossima negoziazione? Non lo sappiamo. Perché qua c'era stato il sindaco più. Però gli possiamo dare un progetto. Noi questo... No, vabbè, è quello che puoi portare. Ci puoi portare il progetto. Secondo me, Carlo, fai il disegno, quindi i pilastri più alti, le spirali le mettiamo così, sì. I pilastri più bassi. E poi di come vogliamo costruire la strada. Cioè, toccare i fogli, quanti ce ne servono, però dillo pure. Puoi metterli qua. Fammeli vedere qua, come li vuoi mettere. Allora, tu devi considerare che questi stanno... I pilastri stanno dentro. Quindi io non voglio usare questi. Cioè... Dentro. E questi strati, eh? Sì. Cioè la strada... No, no, no. Non va, non va. No. No, e lo facciamo la strada qua. Però regge, però secondo me regge di più, perché se tu li fai passare... Rino, ma noi la carta la alziamo, cioè l'alziamo, sotto mettiamo sì, questi. Scusa, perché vero, metterlo Rino, sotto? Per far vedere meglio com'è. Eh sì! Scusa, come dicevo io, creare questa struttura, un altro uguale, base. Poi il foglio da sopra. E il foglio come lo appiccichi? Lo puoi pure appoggiare. Appoggiata. Invece come dice lui, noi la infiliamo, infiliamo tutto e sotto mettiamo sempre le basi. Volendo si può... Ma sotto poi... c'è l'acqua, c'è il mare. Sì. Sì. O il vuoto. And I don't know, this must to come up small. These pillars have to be up. We want to get everything easy because still basso, come si chiama. Have to be up small. Okay. If it will be up, then we will know whatever, we will know how to fix the street on top. But still, I can see it is down. And we cannot carry it. We do it like this. You have to do something which you can raise it up. You can carry it all together, easily. La misura qua. Vabbè, comunque, lo facciamo più grande, alto, però... Facciamo capire che non va giù la strada. Sì, sì, e poi lo mettiamo magari a mezza altezza, così. Sì, e sotto i pilastri. Qua viene anche un altro, poi i pilastri più grandi, e poi alla fine tu puoi congiungere un foglio con un altro, così. Sì, così ma questo non è d'accordo, lui. Non è d'accordo. No, no. Cioè, così. All about it. Poi ci mettiamo. E sotto? Questo qua. Under the sheet. Poi qua lo rinforziamo, sì. Cioè mettiamo una cosa così regge, sì, sì. E dovrebbe poi mantenere il peso. Sì, sì, sì. Carlo, Carlo, ti metto il foglio appunto. Però poi devo, cioè, una cosa più precisa perché qua. Va bene, noi ci mettiamo subito all'opera. Quanti sono? No, puoi anche mettere... Sono 3, 6, ok. Quindi ad esempio non corre che ne metti secondo me tutti, puoi anche metterne ad esempio solo questi due, mantiene secondo me regge. Vabbè, ma ne metti un altro al centro. Se vuoi. Ma facciamo due. Poi questo sollevato a mezza altezza, giù ci mettiamo qualcosa tipo questo. Sì. Che fa da basso. Ok, ok. Solo che poi devi negoziare che la strada deve essere il foglio. C'è la lunghezza del foglio. E possiamo mettere anche...
anche due di fogli per farla un po' più resistente, ma tanto è importante i pilastri. Questi li dobbiamo fare un po' più solidi. Vabbè, basta creare una cosa, va bene. Dentro, sì. Sì, oppure fare delle strutture a X, sì. Non ci vuole niente, sarebbero molto meglio. Sì. Il resto, no? Sempre di carta? Sì, vabbè. Vabbè, caccia, sì, dai, ok, questo lo sono solidissimi da qua, vabbè, lo aggiusti, ne metti due anziché questi, sì, e reggono, sì, 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 basta aprirli un po', li sistemi con un po' di scotch e i piloni sotto, sì. Ne metti due è antisismico, è antisismico quella strada. Vabbè, è troppo pesante. Vabbè, no? Tranquillo, no? Comunque abbiamo capito. Sì, comunque dai, è chiaro. Ora i fogli. Qua ho pensato uno spazio di 3 cm con cui attaccare l'altra parte, la seconda metà, così si possono sovrapporre le due parti. Ma spero... Carlo, una cosa fondamentale, la strada la vogliamo fare con gli A4 o con gli A3? È fondamentale per loro, cioè dirlo, cioè deve essere uguale, se no sì, una... se no poi non sì, sì, sì. Sì, facciamo questi, viene più grande con l'altro, non so poi con lo spazio, e poi si vede, ma perché, che cambia? Viene più grande, e la strada con là, ma possiamo fare due corsie con la pista ciclabile. Facciamo una strada. Per me ci può stare. Poi non possiamo usare questo qua. Perché? Cioè è corto, poi sarebbe corto per lui. No, vabbè, lo potresti anche usare, basta che metti i fori alla... Sai che perde? Allora devi lasciare lo spazio qua per attaccare l'altro foglio. Quindi diventa più piccolo. Cioè quello mi sembra piccolo come foglio. Non siete d'accordo? Io sono d'accordo. Sono d'accordo, ma io dovrei andare a fare, cioè non ci sta, ci può stare, secondo me è questa proprio la... si possono anche collegare così, quindi se gli altri fanno la stessa cosa dall'altra parte, poi al centro si collegano questi bracci. We are talking about time, we have not done nothing yet. I say it's all about time and we've not fixed anything yet. I know it's all about cooperation, I know. That's the difficult part. Yeah, that's the difficult part. But they also have to come. The negotiator also have to come, so that maybe it can just be whatever we are doing. And because we are here, we don't know what they are doing there. Maybe the ideas too is good. Because I don't know. Because you have to be the same and be joined together. But that's the difficult thing of the game, that there's just the two of them and they don't see. It's all about them negotiating. And then bringing the message back, and then telling it to us, and then everything fits together. That's what you mean? Sì. Yeah. Poi sono curioso di sapere questo, tutto questo poi, diciamo, a cosa servirà. Perché poi lui ci fa, sì, fare, sì, tutte le... attività, poi dopo ci spiega, sì, qual era il senso. Qua il senso è chiaro, no? Che
la cosa più difficile a volte è la cooperazione, è comunicare, che poi cambia il messaggio, perché magari noi ci mettiamo d'accordo, poi lui dice un'altra cosa e a lui arriva ancora un'altra cosa, e poi secondo me non arriveremo a un ponte uguale, però vediamo. Sì. Mi piacerebbe. Cioè, potevamo anche pensare, anziché lui, secondo me non ce l'hanno vietato di andare in negoziazione con un disegno, o ce l'hanno vietato? Non ce l'hanno vietato. Vabbè, comunque lui se l'è portato. Sì, si è portato lo schizzo. Quindi, no, come le dicevo giustamente, i problemi di comunicazione, tu come li risolvi? Magari scrivendo, già parlando inglese, già uno, oppure se utilizzi poi dei file progettuali, disegni, può essere... Quello che si comprende, non comprende, l'altro. Sì, perché quello che uno dice poi arriva all'altro, però magari non è quello che intendeva il primo. Guardate il tempo. Viene soddisfatto. 49. Quanto tempo dobbiamo aspettare? 10 minuti di nuovo. Di nuovo? Che... Male. Allora, allora hanno detto di creare... Va bene, vediamo un po'... Ok. Che suggerisco? Due fogli. Pilone. Pilone e poi un pilone tagliato. Che abbia il taglio così a 45. Sì. E quindi anche qui un altro... Ah no, si attaccano qui. E poi si attacca. Così è semplicissimo. Raga, noi vogliamo fare qualcosa di più carino esteticamente. Sì. Quanto tempo ci rimane? Cerchiamo di spiegare anche le persone di spiace, perché la situazione è molto bella. No, no. Potevo isolare, ma... Sì, via, via. Che dici in inglese? This is a very good idea. The other guy says to create. Praticamente, vabbè, facciamo così, una cosa del genere. Se I can see the sketch, I how it is done. So the street will be on top. Sì. It's very simple. Centriamo l'obiettivo, cioè, vediamo di fare una cosa in comune, attacchiamo. Sì, facciamo questo. Sì, facciamo così, certo. Cioè, già a meno che magari in prossima fase, l'elemento diciamo di decoro, mettiamoci, cioè, vai a proprio... Cioè accettiamo questa soluzione. C'è un'altra. Come si chiama? Cosimo. Allora, accettiamo questo, però magari proponi soltanto degli elementi di decorazione sopra. Sì. Soprattutto i bordi e i lati. Quindi, magari esatto. Allora, dai, come progetto base, allora. Accettiamo questo. Le misure. Le misure adesso, che voglio. Avete già parlato di misure? No, le ho detto, e perché non mi hai portato le misure? Almeno già cominciavamo a fare qualcosa. So I think. Vabbè, I think from the beginning you have to cut it like this. 45 gradi. Yeah. 45 degree. Perché la misura è quella, perché se ad esempio noi usiamo il foglio A4, ma adesso la della carreggiata è questa che deve coincidere con il genere. È giusto tu che vai senza fare la casa. Vuole fare così. Guarda che qua ti può comunicare qualcosa, quindi tu stai comunicando. Non ne abbiamo più. Vabbè. Questa cosa vuole fare? Sì, è semplice. Okay. Ok, ora prendiamo la misura di questo qua, più da piccolo. Brutto. Da qua, diciamo a metà. And you know this kind of bridge. You cannot just put it on top of water without it getting some support over here. You understand? Because it is a car. Okay. You have to give it some, maybe a little bit of support. A little bit of guide. Barriers, protection. Okay. Allora, direi di far tagliare a metà qua, 45 gradi, così da creare la struttura. Poi sarà solida perché fa questo. E gli dici di piazzarlo al centro. E quanti ne mettiamo? Gli diciamo di metterne 200. Due. Eh sì, per reggere questo, che abbia questa inclinazione,
quanto glielo diciamo di piazzare uno soltanto o due, due di questi tagliati col taglio a 45, ora bisogna andare a portare le misure. Hai capito? E dove glieli diciamo di posizionarli? Qui? Metà. Io direi, ne mettiamo uno qui e uno qui, col taglio a 45. Poi qua, no. No. Mettere qua. Sarebbe più... Poi il peso da qua. Se stanno fissati poi, io lo metterei più verso la fine. Oh, ma noi tanto abbiamo pure questi affari, dove stanno quelle bacchette, cioè alla fine, dico, potremmo anche rendere, diciamo, la strada più rigida in questo modo, tanto a questo punto non è più, se accettiamo la loro proposta. Sì, mi sa che adesso, vedi, con questa la rendi proprio rigidissima, perché... Ho capito bene che poi le macchine salgono su lì, però non ci sono le... Vogliamo scrivere la prossima. Poi creiamo queste barriere qua di 3 cm giusto per la lunghezza del foglio. Dai, dimmi l'altra, se vuoi. E ne abbiamo soltanto due, vero? Ah, ok. Due, bastano queste, vediamo un po' se. No, guarda. Questa è già più rigida, se la metti così rigida, gli metti. Dici di tu, poi, vedi? Già di per sé è più rigido. Quanti ne abbiamo di quelli? Di quali? Ma di questi due soltanto. Però l'importante è che stia lì. Eh sì, perché okay, poi qui tanti piloni sono di più. Ah, vedi, ne abbiamo tre, vedi? Ce ne sono tre. E dici di metti... Quanti fogli ci abbiamo? Dici quattro fogli a quattro a creare la prima rampa. Quattro fogli. Per il primo pilastro. Per la prima... Ci dobbiamo regolare in base al... all'angolo, quindi non sappiamo noi dove va a finire. In base a come viene tagliato lo dobbiamo sistemare, capito? Non possiamo decidere noi a guarda, se l'altezza è questa. E comunque noi possiamo infilare anche più fogli. Se l'altezza è questa e tu decidi di piazzarlo a metà? No, in base all'angolo. Quindi si andrà a incastrare da solo. Noi non possiamo stabilirlo ora. Tu dici? Sì, non puoi. Perché 45 gradi. Ma io se ho deciso già la pendenza, e questa è la pendenza, io ho già deciso l'angolo, basta riprodurre lo stesso, il taglio che abbia la stessa inclinazione su questo pilastro. Ho già deciso. Sì, per forza, giusto. Capite? Volendo, dobbiamo soltanto capire... Dove? Dobbiamo fare le misure, venite. Allora, dammi un righello, devi dire sul pilone basso, vai a incidere... Vediamo se è questo. L'altezza devi anche considerare. Devi... 3 centimetri. Qua sono in difficoltà, mo. No, non riesco a capire come fare il taglio perfetto. Una cosa così, non tanto l'angolo, tipo 2 centimetri. E poi prima o poi si dovrà rincastrare. Sì, incastra. Ok. Facciamo così. Quanti gliene metti sotto la prima rampa? Due, uno. Uno così, due. Uno da qua, uno da qua. Ce la facciamo? Sì, perché... Aspetta. Sono tre, no. Qua comunque ne puoi mettere anche due. Ne mettiamo due, no. Cioè quattro, due, uno, due, tre e quattro. Anche quelli del centro, puoi anche non metterli, reggi lo stesso. Senti, e se qua invece li molto semplicemente li facciamo un buco qui, giusto per incastrare questo così? No, poi fa schifo. Cioè, dovrebbero essere allineati. Ah, tu dici... Sarebbe solido, però. Solido. Già non mi piace. Stavo... Allora, facciamo così. Sì. Stava piacendo gloria. No, ma comunque possiamo farlo, perché qua noi ci infiliamo i due piloni grandi alti. È l'ultimo incontro. No, in questa parte. Da dove si attacca il ponte? Perché da là. Qua. Da là. Quindi noi qua possiamo fare quello che vogliamo, capito? Noi qua mettiamo. No, possiamo fare più. Devono essere uguali. Devono essere uguali. Allora devi negoziare per forza. Ah, no,
attaccare. Però in effetti, ma anche questa può essere l'interpretazione, non è sbagliato, cioè lui non ci ha detto che devono essere uguali, possono essere anche diversi. Assolutamente identiche, no, no. Ah, tutte okay. Le parti che lo compongono devono essere assolutamente identiche. Allora devi negoziare per forza questo stile, cioè devi negoziare per forza lo stile ponte di gruppi. Un minuto devo andare lì, ma poi verrà l'altro negoziatore qua. Sì, poi ci facciamo dei tagli. I know, maybe something like this. Sì, by the pen. Ci facciamo dei tagli. Sì, vabbè, sono noi, diciamo, negoziazione. Siamo la negoziazione da solo. I think I wish us the enter the measurement is very important because we don't have to do the same and they all will be long and all will be, you see. Certo. So measurement is very important so that it's the wideness, the height and everything, you know, have to be the same. So I just hope if it comes back because you've not done nothing yet and time is going. Abbiamo sì 35 minuti per finirla. Per finirla, sì. No, per capire che dobbiamo fare. Ma intanto abbiamo anche lo scotch per attaccarlo. Attacchiamo tutto quello che c'è. Per il fatto, dovevamo farlo così. Mettevamo i due piloni qua, questo va dalla strada che... che poi qua possiamo infilare anche quattro foglie, ad esempio. Sì. Infiliamo qua, così... regge di più quell'oggetto. Guarda, qua qui ne bastano anche uno, due, tre. Ragazzi, poi... non abbiamo più incontri con l'altra parte. E non verrà l'altro negoziato? Sì, cioè, ha detto che ce n'è un'altra negoziazione. Un'altra? No, dopo c'è un'altra negoziazione. No, questa è l'ultima. Però verrà, ad esempio, il negoziatore loro verrà da noi. E che fare qui? Okay. Come to us. Solo noi andiamo a negoziare la casa. No, si incontra lui. No, non la vedo strada. Scusate, ma in Caporello, ma in jet, ma in jet. Salutiamo. Rino Gennaro. Leo, saluta. Bastano qui per reggere, se ne mette 5 qua possiamo mettere anche 4, così è più resistente, sotto ci stanno i 5 piloni, e possiamo anche attaccarglieli poi, quindi facciamo primo pezzo, forse, tipo la sì. Per rendere più, per la scuola ci mettiamo ci un foglio, Io attacchiamo con lo scotch, da resta quei ponti quando si trasportano, quelli sono pezzi che si trasportano sul luogo e si assemblano. Noi arriviamo sul posto e mettiamo lo scotch, molto semplicemente, sì, e facciamo le barriere qui. Oppure, e questo è un primo. Non so se riesce anche ad infilare un solo un centimetro qua, se riesce. Per esempio. E quindi spiglia. Così. Come si curva poi? Come si curva? Capito? Se tu lo attacchi mentre dritto. No, devi staccare. Proviamo un troce. Quindi alla fine questo non ci servono più. Ma non ci serve proprio niente altro. Bene, se ci facciamo una piega qui, a questa altezza, noi pieghiamo il cartoncino, questo qui tenderà proprio automaticamente a piegarsi. Sì. Questo è quello, proprio con lo scotch. E poi gli mettiamo un pezzo di scotch e andiamo a montare insieme. Quindi così andiamo con tre blocchi, dico io, uno, due, non so, qua ci mettiamo questi affari qua.
l'hanno tipo al centro, magari tagliato più basso. Eh sì. Ci facciamo le barriere. Ci meglio se arriva con un'altra proposta. No. È svanito il tuo sogno dei cartoncini a tre? No, va. Domani ve lo porto. Si poteva fare anche io. Sotto, firmato il rischio, la progettata di poi c'è una cosetta, però mi sembra quando passa. Well, no, that is doing some time. I have not done that thing. He's there, they are doing. I hope he drinks a good idea because. But it's okay that we have done nothing because we have still time for the construction. Or don't we? We still have time. Abbiamo tempo ancora. Yes, we have time. Alle 12:35 dovevamo finire. Quindi mezz'ora. We have still half an hour time to construct. Another regia, galleria. Dentro qua sopra. Comunque io volevo mettere tipo la macchinina che passiamo. So, io ce l'avevo prima di ieri. Ma possiamo fare con un cartoncino. Vedo se riesce a fare una macchina così con cartoncino. Col cartoncino, dai, usiamo un'altra per favore. Una macchina rossa, la Ferrari. Io posso fare la barca che passa sotto il ponte. Cosa? La barca di carta che passa sotto il ponte. E come si regge? Sì. No, io posso solo fare l'aereo sopra. Che passa sopra. È vero. Allora. Sì, è andato bene. Sì, bene. Ok. Loro più intelligenti hanno fatto una foto della struttura che stavamo già creando. Una foto, hai visto? Io mi devo andare. Se poi ti mando Giancarlo e Enrico. Ci siamo? Ok, eccoci qua. Allora, amici che ci state seguendo su internet, devo ringraziare Antonio e Marco che hanno tantissima pazienza. Stiamo facendo un lavoro complicato, cioè stiamo creando un ponte. Se avete pazienza, tra mezz'ora vedete il lavoro dei due gruppi. I due gruppi sono in stanze separate, stanno lavorando con del materiale. Loro non sanno che è un materiale diverso. Voi state vedendo il lavoro del primo gruppo. L'altro gruppo è in un'altra stanza. In un'altra stanza perché non deve vedere che cosa sta facendo il primo gruppo. Si incontrano i negoziatori del gruppo, la situazione che si sta creando, vi manderò poi gli osservatori, è che i negoziatori sono sempre in ritardo rispetto all'appuntamento. Poi questa parte la recupereremo perché interessa rispetto all'esercizio, quindi abbiate pazienza, ancora 20 minuti e così vedrete la realizzazione del ponte. State in collegamento. Ok. Vi mando un negoziatore, vi mando Giancarla. Giancarla, hai voglia un minuto di fare un commento? Io se... Devo aspettare che torna Roberto. Lui ha già fatto. Non so che devo dire. Allora, il gruppo Cocco si sta concentrando, diciamo, soprattutto sul metodo, su come costruire il ponte. Inizialmente avevo un'idea, dopo il primo incontro col negoziatore voleva imporre la sua idea, però dopo il secondo incontro con il negoziatore dell'altro gruppo si sono convinti ad adottare l'idea del gruppo Drilli, però volevano comunque aggiungere dei loro elementi decorativi. Il problema principale era rappresentato dalle distanze, dalle misure su come costruire questo ponte, che hanno discusso solamente in questo penultimo incontro.
non stanno collaborando tutti in maniera uguale, ci sono due o tre persone che rimangono totalmente mute e non stanno partecipando. Non c'è una leadership marcata, gli altri componenti del gruppo stanno partecipando in maniera abbastanza uguale. Ci sono dei ruoli più marcati, poiché c'è per esempio Rino che sta assumendo il ruolo di ingegnere, invece Idris diciamo più da architetto, ed è stato quello a proporre diciamo di realizzare un prototipo, comunque una bozza, un disegno di come realizzare il ponte. Ora si stanno concentrando, comunque visto che il tempo sta per scadere, sulla realizzazione materiale. E niente, ci sarà un quarto incontro dove si spera insomma che sia utile e finale. Diciamo, i primi due incontri non sono andati molto a buon fine, anche perché il negoziatore dei Cocco arrivava sempre in ritardo, quindi avevano comunque poco tempo per parlare. E giustamente l'altro gruppo ha fatto una foto di quello che stavano facendo, in modo tale da dare un'idea concreta di quello che stavano facendo per dare indicazioni utili all'altro gruppo. Scotch, penso. Come ti chiami? Vabbè, più o meno è possibile. Sì, perfetto. No, vado. Devono stare qua, allora. Sì. Uno, due. Allora lo scotch adesso andiamo con lo, come avete negoziato? No, no, niente, vabbè, attacchiamo con lo scotch allora. Sì. Oppure cosa con la colla? Che dici? La colla prima e poi lo scotch intorno per andare. Oppure sì, creare una base, un pezzo di foglietto e attaccarlo. Foglietto. Ah, più fogli di cartoncino piegati, dici tu. Sì, tagliate dei quadratini pure. Tipo così, incollato poi. Ok. Ed è meglio. Siamo questi. Sì, sì, servirà. Vabbè, poi comunque dobbiamo incollarlo agli altri. Vabbè, sì, ma non è che cambiamo. Okay, allora, can you do okay. It someone else? For something six, else. For six, this goes. You're on the call. Quello è il primo? Ah, lo devi incollare. Ah, usiamo l'aspiratrice qua. Oh, no, ti sbrighi prima. Vado. Thank you.
Il tuo nome. Che squadra, good team. Al centro questi? Mm-hmm. Qua posso andare un po' più liberamente. Almeno al centro. Aspetta. Ma è da vedere altro. Vado. Dimmi? Abbiamo degli aggiornamenti. Eccoci qua. Ok, allora, vi do l'aggiornamento in tempo reale. Mancano, aspettate che ve lo dico esattamente, mancano 13 minuti al prossimo incontro dei negoziatori. Sono stato bravissimo, gli hanno concesso in più, questo poi avrà un significato. La situazione del ponte è che abbiamo due parti completamente diverse. Quindi aspettateci ancora una ventina di minuti e lo guarderete insieme a noi questo ponte un po' differente. A dopo, ciao! Aspetta che ti riapro poi. Allora. Gli faccio fare l'incontro e poi te lo mando. Anzi, te lo mando adesso. Dove la
cosa stanno facendo? Ah sì, infatti, vedevo dal grafico. L'altro gruppo sta lavorando al progetto, discutono animatamente, non troppo animatamente, come dire, hanno delle valutazioni non particolarmente positive sull'operato degli altri, convinti che non siano all'altezza del loro stesso lavoro, però stanno lavorando a loro volta in diversi sottogruppi per organizzarsi, stanno suddividendo il lavoro in sottogruppi di 3 persone. Il mediatore ha assunto un ruolo di leader al punto tale che al momento non ha ancora preso in mano scotch, colla o penna o cartoncini. Sono arrivati al punto in cui alle questioni strutturali, il problema principale non sono più le questioni strutturali quanto le questioni di ordine diciamo estetico, creativo sull'uso dei colori. Tutto qui. Lo stesso materiale, sì. Cioè, sì, più fogli mettiamo qua, sì, più sì, resistenza. Se loro mettono solo uno e noi mettiamo 4, è uguale. Cioè. E devi andarlo a negoziare, hai hanno un altro incontro. Sì, un altro, sì. Possiamo decidere questo ultimo. Quindi magari ecco, vai a chiedere che spessore facciamo sia sulla rama. Potrebbe fare problemi pure per il colore. Vabbè, tanto no, andiamo a rivestirlo. Se fanno trovare sul colore di tutto giallo, ok, tutto giallo. Ci mettiamo soltanto un foglio sopra, lo incolliamo eventualmente, quindi non è un problema. Poi abbiamo giallo e basta, quindi insisti sul giallo perché no, un foglio arancione ce l'abbiamo. Ok, abbiamo un arancione, 2 arancioni, quindi possiamo fare pure tutto arancione volendo. Il foglio. O giallo, arancio. Ora giallo, arancio. Spero siano pure a loro divisi, sì, se no. Poi, vabbè, alziamo qua la struttura un po', creiamo le barriere laterali di qualche centimetro, così. Che altro? Le barriere laterali le possiamo fare o prendendo un foglio, facendo... Allora... Loro stanno dicendo di mettere questi, così uno magari lo metti più qua e già resta collegato di su, grazie a questo, all'altro. Oppure va bene uno al centro. Secondo me qualcuno suggerisce questo, però se decidiamo di fare le barriere si possono fare come ha fatto lui, tipo, prendiamo questo e faccio vedere. Sì, sì, tagliato a metà. L'attacchiamo sotto. Oppure sopra. Ok. Anche sopra. Può andare. No, perché sopra no, vai a rovinare il manto stradale. Un altro po'. Ah, diventa. Sì. Per le barriere. No, o le andiamo a tagliare così sotto, incollare. Allora. Ok. Vabbè, aspetta, stai già andando. Sì, sì, è chiaro comunque. Quindi ho già la ragione. Però peccato, dai, perché ho un po' di materiale giusto per farlo come... Ma con questo potrei mettere la macchina. Le ruote. Chissà fare una scatola con la... Ci proviamo. Do you want a car? With no, perché no, e tu ti dai però io ci vorrei provare e ti dai, ma si può tagliare sì. Sì. No, ancora adesso è ci serve già aspettiamo che bello. Che si dovrebbe sperare. E se dobbiamo
è in collo sia qui che qui, capito? Cioè, però in maniera tale che non si vada a creare lo spessore, altrimenti ti rompo anche. Cioè lo spessore è anche di qui lo spigolo? Sì. Ah, vabbè, se attacchiamo bene, mettiamoci un altro scorso, proveremo a farlo. Però se ci attacchiamo, questo non ce la faccio. Ma cos'è una pompa? La barca sopra. Peccato, perché poi un po' sono interrotte le comunicazioni. Dobbiamo costruire un po' di fianco per passare nella nave. Però ne abbiamo only. Sì, yeah, I think the straight one will join it. The hard one, the one which because of the this. See, it will join it. Ah, okay. It will just join. Protection. It. So I just want to figure out how I can attach it with it. I don't know. Poi abbiamo questi volenti. Non so, possiamo anche aprire, fare dei sostegni. Devo giustificare il fatto che ho distrutto. Proponevo questo a sostegno, capito? No, non va bene, ok. Beh, vedi, non è il modo. Però vedo carino, è molto gentile, non è male. Sempre per non dire che non è una cagata. Quando c'è troppa ombra sul mare, pare che può modificare le rotte delle balene. Sì, gli studi di fattibilità. Non ci avevo sentito che a Londra l'avevano riprodotto in scala. Quanto di che? Erano stati dimessi nel progetto, riprodotto in scala, ecco, con tutte le precisioni, proporzioni. C'è andato un gruppo di persone sopra e... stavo crollando, ero dei giovani, diciamo, e là ci dovevo mettere i treni, e tutto. Togliamo, mettiamo quello grande. Quello grande. Piano piano.
volete? Ce lo tagliamo un po'? No. Sullo spessore avete i bordi, già createli, fateli alti 3 cm per tutta la lunghezza. Ma delle striscioline così oppure possiamo fare dei rettangoli? No. Rettangoli. Ah, dei cubi. No, non ne abbiamo parlato, abbiamo parlato solo dell'altezza. Ah, solo dell'altezza, quindi sono delle striscioline. Sì, sì. Abbiamo detto. No, fai la metà. 3 cm. Come prima, così. Ho capito, cioè per tutta la lunghezza del foglio, 3 sì. cm. Ok. Il colore, avete discusso del colore? No. Ok. 3 cm. Loro era giù la riposta. Tutta la lunghezza. Solo 3 cm, non di più per attaccare. No, si è bisogno di ragione. Facciamolo di 4, perché un centimetro lo togliamo. Andrà a ficcarsi sì, sopra. Sì. Ok, facciamo 4 e poi un centimetro va a finire sopra. No, deve tagliare il. Cioè, i piloni stanno messi proprio. Qui possiamo usare l'aspiratrice, o non la voglio usare? Sì, sì. Non voglio. No, nel senso che la cosa più utile. Avete deciso? Ma devo mettere un altro foglio sopra o no? Lo mettiamo già? Sì. Dai, mettiamolo già, facciamo una cosa bella. Allora, la rampa era gialla, la parte centrale non è. Mettiamo questo, dai, non ce l'abbiamo giallo. E metti l'arancione, allora, dai. Ok. Così. Poi metti l'arancione, fallo, ok. Togli, sfilala questa. E ricomincia. Allora, vai. Tu la tieni. Vedi che sotto troverai queste cose, questi attacchi. Non scorrerà il liscio facilmente. Lo faremo. Ok, 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 metà, metà. Basta? Sì, sì. Ah, metà. Anche dall'altra parte? No, no, lui metterà l'altro dopo, anche così lo incastriamo. Siamo rimasti che lui lo metteva a destra e a sinistra. Okay. E i bordi invece li sistemiamo. Bisogna soltanto attaccarla adesso. Solo che qui viene così. E qua niente. E qua anche avete deciso di metterli? Sì, sì, ovunque. Ovunque. Allora, questi due li mettiamo su questo lato, così. E li attacchiamo lo scotch? Sì, da sotto? Sì. E non giriamo altrimenti? Più comodo. Cosa?
così. Se vai sulla piega, questo mi impedisce. Scotch. E lì lo stesso. Vuoi la stessa più lunga o ti vanno bene i pezzettini? No, mettiamo così. Tu dici qua abbiamo un problema. No, vedo che qua c'è un pezzettino qua. Ah, questo va così. Sì. E possiamo mettere un altro po' di scopo? Aspetta, sì, bravo, aspetta qua. Ci fa molto tipo, non so, la trasmissione della cucina. Ponte qui, guardami come il gruppo.
nella sala. Posiamo pure qui, grazie. Allora, Ponte nella sala. Posso studiare loro Ponte? Bene, bene. Allora, dove sono i miei due angeli custodi? Gli Observer. Allora, chi mi dà il foglio degli obiettivi, per piacere? Sì. Beh, allora, obiettivo... Perfetto, dice Michele. Costruire un ponte. Ogni gruppo dovrà costruire una parte dell'intero ponte. Tutte le parti che lo compongono devono essere assolutamente identiche. Le parti del ponte devono coincidere perfettamente. Nel test finale il ponte dovrà essere in grado di sostenere il peso di un oggetto che lo attraverserà. Grazie Giancarlo. E vabbè. Sì, no, va unito. Ok. Identiche. Identiche. Identiche, no? Beh. Osservia, identiche. Venite, venite. Andiamo, andiamo, vieni, vieni. Giancarla. Allora, il pilone. Dammi la lente un secondo, scusami che. Sì. Scotch blu. Qua, vieni, vieni Enrico. Scotch. Hanno risolto un caso, questo. Non sappiamo. Vai con l'Illumitech, Giancarla. Tu, per favore, il nastro. Non... poi, vediamo un po'. Vabbè, la base. La base. Aspetta, dammi Enrico. Identico, identico. La base. La base. La base. La base. Base verde. No, per nome. Base niente. Base niente. Numero di piloni. Ah, numero di piloni. Il tipo di scocciatura è diverso. Sì, sì. Numero di piloni uguale. Numero di piloni uguale. Però l'ho rivestito questo di blu. Qua blu? Qua, sì. Sotto, ci sono dei colori qui. No, guarda, aspetta. Sì. Identico. Identico, identico. L'oggetto? Provo. Chi vuole provare? Enrico, Giancarla, chi prova? C'era, non so se avete fatto caso anche voi o la memoria mi inganna, io avevo visto una striscia blu. No. Si è sparita. È sparita? No. No. Chi vuole? Piano, attenzione. Ma dovrebbe partire da giù. Fai. Pronti? Vai, vai tranquilla. Vediamo se dagli un colpetto. Dai un colpo. Va. Tutti qui per la foto di rito. Foto tipica del ponte. Foto. Chiediamo Antonio, Marco. Foto di rito. Me la fate anche del mobile phone per piacere che poi mi serve. Avete voglia poi di farmela? Tu mi fai. Bravi. Foto, dai, 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 foto di classe. Forza che è tardi. Ci siamo? Dietro la lavagna. Foto di rito. Eccomi. Abbiamo fatto, siamo sempre in streaming, cioè quindi vedono tutte queste cose. Vabbè, perfetto, scusateci, salutiamo quelli che sono a casa. A posto, ok, andiamo pure a posto. Facciamo ancora un momento di lavoro insieme. Allora, ovviamente come sempre grazie per averlo fatto. Adesso ci lavoriamo un po'. La prima cosa prima di dare la parola agli osservatori è... Qualunque cosa è successo è piscina.
Ok? Quindi ci serve per capire delle cose. Allora, vediamo cosa ci dicono gli osservatori. Allora, gli osservatori dovevano osservare un po' di cose. Se vogliamo sederci, come vogliamo. Ripeto, qualunque cosa è piscina, quindi... Allora, fatemi, sediamoci, stiamoci tranquilli. Andiamo tutti, abbiamo finito il PowerPoint. Allora, prima di dare la parola agli osservatori, come state? Tutto a posto? Possiamo... Ok, allora, eccoci qua. Ok, observer, chi vuole iniziare? Vabbè, sì, mi sembra. Microfono. Vai. Tu chi guardavi? Io guardavo il gruppo dell'altra stanza, della seconda stanza. Quindi siete i drilli. Alzino la mano i drilli. Perfettissimo. I drilli sono organizzati dando un progressivamente maggior ruolo al mediatore. Sì. E anche sia nella distribuzione dello spazio e soprattutto durante la prima fase, i primi tre incontri era al vertice della scrivania, quantomeno c'era come se ci fosse un cerchio, però come se questo cerchio avesse una protuberanza, una testa, e ci fosse il mediatore attorno al quale evidentemente per le sue competenze di ingegnere si credeva ancora dare fisica e matematica. Sì, c'era un po' pericoloso. C'era un attore. Vabbè. Sperimentale. Sperimentale, lui. Se torniamo agli altri. Sì. Dunque, si è realizzato in questa maniera nello spazio. Hanno preso l'iniziativa aprendo più o meno quasi come dei bambini con piacere. I pezzi proprio dal ponte materialmente. Sì. Mi hanno detto che ero un infame. Perché hanno detto che ero un infame? Devi vedere quello che hanno detto a me di là, lei. Cosa? Perché ti hanno detto che ero un infame? E non potevo chiederglielo perché. Ho detto, no, perché avete dato a Enrico dell'infame? Scherzando. Pieno di simpatia così. Pieno proprio simpatia. No, la cosa più simpatica. La cosa più simpatica. Quando ho sentito dire. Mangiusi dita a cut cavale su guavo foglio. Che tradotto? Traduciamo perché io non so se tu. Che? Hai fatto sapere agli altri, a lui, all'altro mediatore, sì, che deve essere identica la parte del ponte. Perfetto. Ci siamo. Poi, diciamo, questa dinamica, come dire, del trovare il capro espiatorio nell'altro. Questa dinamica del trovare capro espiatorio dell'altro, nell'altro. Nell'altro gruppo. Certo. E ovviamente, diciamo, nel mediatore, chiaro, poverino, e quindi nel gruppo, appunto da catalizzatore all'interno delle dinamiche del gruppo stesso. Perfetto. E poi che altro? Poco spazio alla creatività ho notato. Ah. Solo alla fine, verso i 70 minuti di lavoro. Sì. E niente, no, più o meno queste sono le cose che ho notato. Ok. Com'era il clima quando mi rientrava Cosimo? Cosimo era il mediatore del gruppo. Cosimo rientrava. Lui veniva, come dire, si aspettava da lui, come dire, questa è la soluzione del problema. Sì. E invece evidentemente no. Cioè, cosa succedeva? Tutti quanti lo guardavano. Sì. E dicevano dopo questa serie di, diciamo, diversi, insomma, che più che altra curiosità, si veniva a scoprire che in realtà non c'era stata una soluzione. Sì. Si constatava la distanza dei progetti che poi progressivamente si è assottigliata fino all'ultimo incontro. Sì, che ci siamo, no? Uguale. Sì, sì. Beh, però... La fantasia al potere. La base qui... No, dai, però c'è. La cosa del bordino... No, quella strutturale sì. Se fosse in bianco e nero, sì. In bianco e nero, a parte questo, il blu così. Ok. Altro da aggiungere? Ogni tanto quel mediatore era criticato perché dava poco aiuto materiale, perché in realtà aveva questa funzione, questa super partes. Sì. Di direttore dei lavori più che... Direttore dei lavori? Sì, qualcuno, non l'hanno detto tutti, qualcuno l'ha detto. Abbiamo detto piscina, quindi... Ok. Va bene, no, questo.
quello che dice Enrico è l'osservazione di Enrico e vale. E poi hanno battuto le mani. Hanno battuto le mani quando? Alla fine. Per, alla fine. Certo, ovviamente alla fine. Perfetto. Per, ok. Giancarda, il tuo gruppo, il gruppo di Giancarda? Il Cocco. Il Cocco. Il negoziatore era Carlo. Carlo, negoziatore del Cocco. Sì, che ha assunto sì, un ruolo crescente, ma cioè verso la fine. Poi quando dopo l'ultimissimo incontro si è dato subito da fare proprio in maniera pratica e tecnica. Sì. Anche diciamo nelle altre parti, però soprattutto nella fase finale ha dato lo sprint proprio. Sì. Allora, loro hanno comunque già iniziato a discutere ancora prima di aprire il materiale. Si stanno già ponendo il problema di che dimensioni fare, il ponte. Ancora prima? Sì, ancora prima. Poi quando hanno aperto diciamo, il materiale l'hanno distribuito per diciamo, categorie, quindi da una parte lo scotch, da una parte i coni, da una parte i fogli. Sono organizzati. Si sono organizzati in questa maniera. Non c'era diciamo, un leader, non hanno partecipato tutti, ci sono alcuni che hanno partecipato poco, trattino, nulla. Magari in alcune parti sì, in alcune parti no, in alcune parti più di discussione, in alcune parti più pratica. Diciamo che quattro persone hanno dato un aiuto più concreto. Ci sono stati diversi ruoli, tipo Rino all'inizio si è messo come ingegnere, ovviamente. E guarda come mi viene lo stereotipo. Ovviamente. E via l'ingegnere, che lui poi è informatico, fosse civile, dici vabbè, lui... Però è l'ingegnere. Siccome tu sei ingegnere... Il ponte me lo costruisci così. Poi diciamo una cosa che mi ha colpito riguardo la creatività è stata quella di Domenico, perché è stato all'inizio a suggerire di magari tagliare anche le componenti, le parti, quindi non lasciarle così come erano. Poi per esempio Idris all'inizio era in silenzio, poi ha dato pure uno sprint, si è proposto come diciamo architetto perché ha proposto di realizzare una bozza, uno sketch diciamo del progetto. Sì. E poi ha avuto di nuovo un calo perché nella parte finale ha dato solo un piccolo aiuto diciamo materiale. Dopo i vari incontri col negoziatore all'inizio Carlo voleva giustamente imporre diciamo tra virgolette la loro idea. Sì. Al primo incontro, al secondo si è già arreso, si era già arreso. Sì. Cioè quando Carlo tornava cosa succedeva? Diceva, riferiva cosa insomma gli avevamo e cosa detto. Succedeva? Diceva dai. Cosa hai detto? Faceva il gesto di battere i drilli? Sì. I drilli. E adesso poi vediamo la parola. Più che altro, comunque, il gruppo dei Cocco si voleva anche concentrare, diciamo, su un lato più estroso, più decorativo. Sì, infatti, creativi. Sì, infatti Idris aveva proposto le spiraline per decorare, invece i drilli, da quanto risultava dagli incontri, erano più su una parte tecnica. Ah, sì. Drilli più tecnici. Cos'altro? Poi dopo, diciamo, come stavo dicendo prima, dopo il secondo incontro, insomma, si è arreso Carlo. Carlo si è arreso. Sì, però poi al terzo e al quarto si è comunque un po' imposto per quanto riguardava comunque le distanze, perché diciamo, no, deve essere così, non deve essere come dici tu. Poi vabbè, c'erano problemi di colori, di numero di fogli, però là cercavano più o meno di venirsi incontro. Sì. Devo dire, molto intelligente l'idea di Cosimo di fare la foto, perché loro non ci avevano pensato proprio, si erano basati solamente sul disegno di Carlo che portava ogni volta. Nessuno mi ha insultato, almeno non verbalmente. Bravi, la povera magari Giancarda. Sono partite gasteme mentali, ma verbalmente. Solamente vedi Rino. Rino ogni come... tanto cercava di sbirciare il mio foglio, però a parte questo niente. Sì. Ah, ok. Questo. Ah, comunque, posso dimmi. Certo. Non hanno litigato. Però una cosa che mi ha colpito, non hanno neanche riso più di tanto. Non hanno riso. Cioè, giusto un paio di momenti così. Serio, un gruppo. E non hanno barato comunque. Non hanno barato. Enrico, hanno litigato, hanno riso, hanno invece è molto talk no, non show, hanno. Però. Sì. Ah, cioè Enrico. tu sei, aspetta, non mi ricordo mai, tu sei Drilli. Drilli. No, non hanno litigato, tranne insomma, un po' qualche volta veniva rimproverato al mediatore di Cosimo. A Cosimo di scarso impegno. Salvo poi, però, riconoscergli il merito di aver imposto la propria idea all'altro, all'altro gruppo. Quindi, perché scarso impegno quando?
è perché diceva, beh, è tutto, soprattutto al primo incontro, quando sì. c'era stato, quello è durato 20 secondi, 30 secondi, sì. gli chiedevano, insomma, come mai non avesse le informazioni necessarie dall'altro gruppo di lavoro. Sì. E dopo aver riportato la, come dire, la cronaca dell'incontro, del mancato incontro, più sì. che altro, cambiava l'umore degli stessi del gruppo. Cambiava l'umore, cosa succedeva? E dicevano, ah, allora quelli sono, ma tu gliel'hai detto, io ho sentito dire una frase, ma tu gliel'hai detto a quelli che senza pilastro il ponte non vola, non regge, perché non può volare. Ah, e cosa diceva Cosimo? A domani, E Cosimo, non ho colto cosa diceva, in realtà. Evidentemente è stato zitto, oppure ha continuato a proporre il progetto. E buon umore sostanzialmente, non ha un pochino di tensione alla fine, però insomma, tensione in che senso? Nel tensione? Senso l'idea, l'obiettivo ha superato, come dire, la condizione di come si dice, lo stato empatico, ecco. Se avessi dato un peso tra empatia e obiettivo, ottimo. L'obiettivo ha avuto è stato più determinante nella conclusione del progetto rispetto all'aspetto empatico. Ok, vai. Eh certo, qui siamo in pieno talk show, quindi a Giancarla. Chi voglio eliminare? No, esatto, chi eliminiamo? Vorrei nominare. Una cosa che secondo me è importante da dire, che comunque il gruppo dei sì. Cocco diciamo, non ha badato molto al tempismo, alla puntualità negli incontri con l'altro negoziatore. Questo naturalmente penso abbia influito negativamente per tutti e due i gruppi, perché la prima volta hanno avuto un minuto, la seconda volta 2 minuti, solamente un incontro mi pare sia stato proprio pieno, nonostante ogni tanto qualcuno diceva guarda l'orologio, poi non si sa come arrivavano sempre in ritardo, anche se all'ultimissimo incontro è arrivato in ritardo Cosimo, devo dire. Ok, parola ai negoziatori e poi al gruppo. Cosimo, Carlo, venite. Tieni il microfono, Cosimo. Vai. Com'è andata? Cosa ne pensi? Stato d'animo? No, secondo me è andata molto bene, anche se all'inizio per i vari ritardi non abbiamo trovato un punto di incontro, anche perché 30 secondi sono veramente pochi per vedere, capire la loro proposta e far capire la mia proposta. Poi all'inizio ho pensato, chi manderanno, anche per la lingua, sì. per vedere come dovevo parlarci. Poi i ragazzi mi hanno sostenuto, anche volevano solo delle spiegazioni quando io ritornavo e volevano capire come mai non si arrivava ancora a un punto di incontro. E tu cosa dicevi? E io rispondevo che per il poco tempo purtroppo non si riusciva a capire ancora cosa loro volevano fare, e far capire a loro cosa volevano fare. Ecco perché alla fine, Carlo, mi è venuto incontro dicendo ok, facciamo come io sono un po' più testato, diciamo. No, lo so. poi come hai vissuto il tuo ruolo? No, a me è piaciuto sinceramente, anche perché non ho fatto le varie perché cioè, non riesco supervisor, supervisor. Altro. Ok, parola a Carlo. Ecco. Esperienza positiva. Sì. Mi è dispiaciuto che non tutti hanno contribuito allo stesso modo. Eravamo, complice magari la barriera linguistica. Okay. C'erano dei passaggi. Sono rimasto dispiaciuto poi da Idris, che ha proposto una bella idea, però non abbiamo potuto realizzarla. Era molto carina la sua idea. Concordavamo tutti, poi ho dovuto scontrarmi con Cosimo, quindi ci siamo adattati. Era un po' più complessa, però esteticamente sarebbe magari stata meglio. Era più su un modello ponte di Brooklyn, con dei piloni più alti e dei collegamenti. Come ti sei sentito nel ruolo? Il ruolo tranquillo, nessuno alzava la voce più di tanto, quindi eravamo più o meno sullo stesso livello, tutti alla pari. Ognuno poteva proporre e chi avanzava la proposta migliore veniva supportato dagli altri. Mi è dispiaciuto poi anche per gli incontri che
sono serviti poco a niente, solo uno è stato decisivo, il penultimo. Come mai sono serviti poco a niente? Il primo per il ritardo e poi non capivo proprio, mi sa Cosimo eri venuto solo con un disegnino di un'arcata, non so, un semicerchio. No, la prima volta no. Al terzo sei andato con le foto? Volta, sì, la terzo, il terzo è stato decisivo. Sì, anche, sì. Anzi, anche il secondo è bene. Niente. Sì. Abbiamo definito alcuni dettagli, tipo le barriere laterali. Sì. I colori li abbiamo lasciato perdere perché non colori, sapevamo ecco. Regolarci. Sì. Proprio uno daltonico lo vede identico. Ok, la parola al gruppo. Chi vuole parlare dei vari... Comandata, che cosa... ci dice questa attività. Vai. Microphone. I have a little to say and from the beginning it was something very hard because we were off the scene and it is two groups who are doing something and the same thing to join together. From the beginning, I wanted us to build a bridge similar like the one in New York or in or in London, something like that. But I came to know that no, it will not be possible because there's a mediator and the other group. We have to work together. We have to do things together, and we have to achieve one thing. So all that we did is I came to learn that together we build. And apart we fall, and we built, and we had the strength, and we constructed what we constructed. I'm very glad. It's a very nice experience thing to do. See, I'm very glad. Now, man, thank all my group too, because we all work together, we share ideas together, we help each other with hands, and all that. And at the same time too, joking at the same time. Mm. So it's a very good experience. No, it's a very good experience. Thank you. Ok. Domenico forse, no? Poi Cosimo. No, giusto un'osservazione. Il fatto che abbiamo poi alla fine deciso di... avevamo una nostra idea di partenza che era quella che ha proposto Idris. Però alla fine, siccome il discorso era fare un alla fine era un lavoro di gruppi a distanza su un unico obiettivo, per noi non l'abbiamo presa come un cedere il pa, o meglio, non, come una sconfitta quella di va bene, appoggiamo l'idea degli altri, anzi. Abbiamo considerato questa cosa come un punto di forza, ok, veniamoci incontro, facciamo noi il primo passo, lavoriamo sull'idea comune. E poi vabbè, la fortuna che ho avuto a stare nel gruppo dove ci sono praticamente ragazzi con culture differenti, quello è stato fantastico. Ok. Un'altra cosa che ho notato è stato il linguaggio tecnico diverso. Ah. Nel disegno, per esempio, io non riuscivo a capire il suo disegno. E mentre, non lo so io uso sempre una tipologia, avendo già lavorato in quest'ambito, ho usato tipologia AutoCAD, le varie viste, non riuscivo a capire il suo. Ora non... E questo declinato nel nostro lavoro, diciamo, di rete internazionale, no, ce lo diciamo? Infatti io chiedevo a lui di spiegarmelo, quindi non c'è stato nessun problema. Che può essere una differenza linguistica, italiano, francese, italiano, inglese, eccetera, però... O di background culturale. Cioè abbiamo un ingegnere e un economista. Comunque alla fine... Vi siete ritrovati? Ma come mai vi siete ritrovati, Cosimo? Sul linguaggio? Nel parlare fra di noi, dice Cosimo. Sì, io avevo presentato un prospetto, cioè un disegno a prospettive. Sì. Disegno artistico, tecnico, l'ho studiato così, quindi pensavo per me era più semplice. Quindi, ok. Background, come dicevi, c'è stata qualche... La cultura. Incomprensione. La cultura che noi abbiamo. Non si esperienza professionale, personale, i linguaggi che usiamo, le modalità che usiamo. I negoziatori sono i portavoce del gruppo, quindi fanno un lavoro
pazzesco, li ringrazio per averlo fatto, oltre che a voi di aver fatto questo esercizio ovviamente, però una faticaccia, perché loro rappresentano, negoziano, quindi quando poi tornano, gli osservatori ce lo dicono, c'è la contrattazione, perché si è deciso nella sede della negoziazione la negoziazione, che è un po' frutto di una mediazione interculturale, perché siete tutti e due italiani, però economista, ingegnere, esperienza più tecnica, più creativo, Cosimo si presenta con la foto, soluzione creativa che si attiene alle regole, perché non c'è scritto che questo era proibito. Allora, che cosa succede anche tecnicamente? Mi attrezzo per agevolare la mia comunicazione. Assolutamente, trovo il mio iceberg, no? Quando incrocio l'iceberg trovo la mia modalità. Questo ponte è stato un progetto interculturale, non di culture nazionali, ma di culture con una serie di elementi che adesso andiamo ancora a sviluppare un attimo. Michele, qualcuno ti ho interrotto, vai. L'attività io l'ho vista soprattutto all'interno del mio gruppo, sì. Che lo sapevo già perché tutti questi anni ho avuto modo di lavorare con le donne. Uh-huh. E oggi ho avuto la conferma, cioè sono sempre più determinate degli uomini, più creative, vanno sul concreto e anche premurose, perché a un certo punto loro si ponevano i problemi. Cerchiamo di concludere perché ci siamo accorti, avevamo quasi capito, i loro incontri erano quasi un fallimento, che a un certo punto stavamo quasi per fare da soli. Addirittura c'è stato qualcuno che ha proposto: se abbiamo capito la loro idea, facciamo sia la nostra che la loro. Ok, ciao, per cui a un certo punto portiamo se abbiamo capito la nostra idea, facciamo sia la nostra che la loro. Portiamo due modelli, uno dei due combacerà alla fine. Però quindi, arriviamo a un discorso di compromesso, cioè questo è identico. Essendo qualcosa fatto in fretta. 90 minuti. Non avendo stabilito i particolari, i colori. Aspettate, ascoltiamo Michele. Non essendo indicato nei colori, si parla di parti uguali nella generalità. No, identico. Ma a grosso modo, togliendo i colori, a noi sembra. No, lo dico perché nella piscina ce lo possiamo permettere. Però è importante questo lavoro che dobbiamo fare per il risultato di questo esercizio. Qui che cosa succede? Si fanno dei passaggi impliciti. A un certo punto nella negoziazione viene fuori una diversa visione di quello che è l'obiettivo. Perché a un certo punto c'è un richiamo al fatto che devono coincidere, che è una parte dell'obiettivo. Mi ridate il foglio per piacere. Dice... tutte le parti del ponte devono essere assolutamente identiche, le parti del ponte devono coincidere perfettamente. A un certo punto abbiamo un passaggio di interpretazione dell'obiettivo. Vabbè, ma il colore non è importante, avviene nella negoziazione. Però questo, nel rapporto tra i partner, può essere un elemento fondamentale per il progetto. Perché io, valutatore europeo, posso decidere che questo non è un progetto che vada a validare. Siamo in piscina, lo ripeto, però è importante, scusatemi se mi interrompo, fare un meccanismo mentale tipico, umano, ma siccome siamo in piscina dobbiamo lavorare bene, guardate quanto è importante avere l'obiettivo chiaro e scritto. A un certo punto il gruppo dei drilli inizia a dibattere, poi ti ridò subito la parola, aspetta che c'è un passaggio. Perfetto, a un certo punto sì, c'è proprio la lettura dell'obiettivo, perché a un certo punto questo gruppo inizia a dire sì, vabbè, però deve coincidere, vabbè, ma no, ma potrebbe anche essere simile, e qualcuno dice no, qui c'è proprio scritto che deve essere identico, e l'hai detto a un certo punto, l'hai detto proprio tu Michele, questo passaggio, vedete come l'obiettivo toglie le ambiguità, cioè obiettivo chiaro permette di essere almeno tranquilli sull'accordo nella negoziazione. Poi Cosimo molla un po' il remo. Nell'ultimo incontro dice, vabbè, ma il colore non importa. Cioè decide lui, probabilmente decide di accelerare rispetto al compito. Carlo richiama il fatto che deve essere, comunque no, ti richiamo sul fatto che è identico. Però negoziamo, mancano 10 minuti. Occhio però al discorso
di quello che è l'obiettivo del valutatore. Questo esercizio ci dà un messaggio dell'importanza della negoziazione lavorando sull'obiettivo. Questo è il primo passaggio. Vai Michele, che poi ho delle altre cose da dire. Secondo me è da addebitare soprattutto al fatto che c'è stato un difetto nella comunicazione all'inizio. Il poco tempo che hanno avuto, cioè gli appuntamenti non si sono praticamente trovati, per cui tutto perché quel tempo non si sono meno, trovati? Quel tempo in meno che hanno avuto ha influito poi sulla Ma perché sulla non si sono trovati? Perché non si sono trovati? Non si sono trovati perché secondo me un po' per inesperienza, perché la prima volta che loro ci cimentavano in qualcosa del genere, sì. Quindi non avevano previsto che gli appuntamenti dovevano essere sincroni proprio. Dovevano sincronizzare gli orologi e a quel punto dovevano essere precisi, perché avrebbero avuto più tempo a disposizione, quindi puntualizzare sui particolari. Perché sul colore, quello, mannaggia la miseria, il passaggio nodale. Cioè, non ricordatevelo, i rapporti internazionali, c'è la distanza anche geografica. Abbiamo in testa il nostro schema mentale. Se il primo incontro è dopo 15 minuti, io cosa faccio? Vado avanti col mio schema mentale, ma io sono partner, cioè ho dall'altra parte il mio partner europeo al quale devo chiedere che cosa, poi domani lo vediamo bene in dettaglio, però devo chiedere che informazioni ha, che materiali ha, che cosa sta facendo, che cosa faccio? Lavoro dalla mia parte, non gestisco il tempo, succede poi un paradosso che a un certo punto è primo incontro, appuntamento alle ore 11:25. Cosimo arriva alle 11. Scusate, io ve l'ho detto, la piscina è un po' impegnativa, vogliatemi bene, ci rivediamo domani, però è importante. Cosimo arriva e chiede a me, che me l'aveva già chiesto tre volte, ma il peso di questo oggetto, perché vuole capire, dice, ma io voglio raggiungere questo obiettivo. E poi, sempre tenendo conto che siamo in piscina, nulla di personale, va tutto bene, tranquilli, siamo alle 11:27, dice, no, però, cavolo, io mi sto già scocciando, io sono qua alle 11:25. Il partner che ti aspetta sulla Skype, Carlo, arriva alle 11:29, ha un minuto di tempo, mi guarda e mi fa, e vabbè, ma guarda che tu avevi detto 5 minuti. Occhio, perché è importante nella cattiveria dell'esercizio, perché tu hai un minuto. Quindi se tu hai la tua Skype, il tuo contatto col partner e non esci dallo schema mentale che è importante l'incontro, questa cosa frega, tu torni nel gruppo e il gruppo si rivolge a me e dice, e beh però non è giusto, tu avevi detto 5 minuti, ma non è un problema mio, non è un problema mio culturale che do le regole, è un problema del gruppo che va col suo schema, tant'è che dall'altra parte Carlo a un certo punto dice al suo gruppo, non ho capito, 30 secondi, ci sono dei cartoncini, dei pilastri, delle salite, e il gruppo dice, ah bravi, semplice lo fanno, quindi è l'altro gruppo che fa casino. Nel gruppo dei drilli, qualcuno dice, dobbiamo rimanere fermi perché non abbiamo la più pallida idea di quello che vogliono fare. Ecco cosa succede all'altro, al tuo partner dall'altra parte che sta cercando di capire cosa stai facendo. Loro dicono, vabbè ma potevano anche arrivare puntuali. E poi il gruppo lavora tutto sull'obiettivo, cioè inizia a focalizzarsi per cercare di capire che cavolo deve fare. Bene, rimaniamo concentrati sull'obiettivo. A un certo punto Cosimo dice, ho visto il loro disegno, se devo dirti non si capisce niente. Poi per un paradosso io arrivo dall'altra parte e a un certo punto Carlo dice la stessa cosa. Boh, però secondo me la roba che non... E vengono fuori le ambiguità linguistiche, cioè non si sono capite. Carlo fa un passaggio interessante, secondo me, perché dice, aspettiamo, non mettiamoci subito all'opera, ma porcaccia la miseria, per metterti all'opera devi arrivare all'appuntamento. 11:41, appuntamento fissato. Carlo arriva alle 11:41. Beh, però io sono puntuale, speriamo lo siano anche loro. 11:43, mi sa che non ci siamo. Ma l'hanno capito che la parte importante del lavoro sono io? Carlo arriva alle 11:44, scusami, arriva alle 11:44, mi guarda e mi fa, ma mi dai di nuovo un minuto? E dagliela di nuovo, è colpa mia. Pensiamo alla piscina, vai, vai, vai. Si è invertito. Ah, scusa, Cosimo arriva. A un certo punto Carlo capisce che non c'è più tempo e dice, te lo dico io, è semplicissimo. Cosimo abbandona, si arrende, cerca di capire quello che può capire, tanto sa che dopo torna con la foto.
Cosimo, scusami, si incasina e dice ci vediamo tra 10 minuti, ma fissate sto cavolo di appuntamento dei 10 minuti, poi ce la fanno. Il gruppo ritrilli, Cosimo ritorna e dice, vabbè, se quello arriva per 30 secondi, che cosa posso farci io? Perché il gruppo gli dice, ma di nuovo sono tornati per 30 secondi? E il gruppo, un pochino di nervoso, correggimi Rico se sbaglio, io l'ho un po' visto. Tant'è che a un certo punto succede un delirio in italiano, come si chiama la nostra amica? Linda? Linda dice, what do you do? Cioè, disperata, perché gli italiani iniziano a parlare ripetutamente. Beh, però, a un certo punto Cosimo dice, però il nostro schema a me sembra semplicissimo, tutela del suo gruppo. È quello che mi hanno detto gli altri che io non ho capito nulla. Quindi è l'altro partner. Guardate che dinamiche si creano sulla distanza. Ripeto, piscina, gruppo dei drilli. Beh, speriamo che arrivi puntuale questa volta, perché 5 minuti sono 5 minuti. Succede un meccanismo pazzesco che è tipico di questi lavori quando non... Vabbè, iniziamo lo stesso. E Cosimo dice no, perché non abbiamo avuto tempo per parlarci. Al terzo incontro, in un clima rilassatissimo, secondo me, è funzionale al lavoro di gruppo, oltre al fatto che Cosimo si presenta con le foto lavorando sulle regole, Carlo si presenta alle 11.58, Cosimo alle 11.58. E finalmente, ragazzi, iniziamo a lavorare. Nella mia infinita bontà, io concedo un quarto incontro, perché è importante quell'incontro lì. Cioè, quello che voglio che passi come messaggio è lo schema mentale, cioè no, 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 è una partnership. Cioè non potete partire con la vostra idea, c'è il partner dall'altra parte. Succedono le dinamiche che abbiamo visto nel ponte. Microfono. Alla fine quello è come se fosse stato il primo incontro. Bravo. L'incontro più importante. Uno, perché ci dovevamo conoscere, volevamo capire la sua idea e io proporre la mia. E di lì partiva. Però dopo i primi due incontri si perdeva tempo, non riuscivamo a capire. Quindi uno doveva per forza dire, senti, facciamo così, e qualcuno si deve adattare, più che altro. Negoziazione. Sì. Infatti questo è la negoziazione intorno all'obiettivo. Io la vedo in questo modo. Ok. Altre osservazioni? Anch'io mi sono reso conto che dopo il secondo incontro appoggiavamo un progetto, lo vedevo fisso sulle sue, quindi ho detto ok, facciamo il loro, che sembrava anche più semplice. Il ritardo è esclusivamente colpa mia, il gruppo non c'entra, io dovevo stare attento. No, ma no, siamo in piscina, Carlo. No, io dovevo stare attento all'ora e... Se posso dirti, visto che siamo in piscina, anche il gruppo, cioè il gruppo ha una sua dinamica, non c'è stato uno che ti ha detto, se non al terzo che tu arrivi puntuale, occhio, qualcuno a un certo punto ha detto, inizia a tenere in mano il cellulare per vedere che ore sono, quindi anche il gruppo mi deve dare, ci sono dei ruoli, questo non è, lo faremo, magari decideremo, comunque sulle dinamiche di gruppo, però a livello di gruppo e di ruolo ci può stare che qualcuno ti dica... Quello che dovete stare attenti sono i due meccanismi, lo schema mentale che mi fa dimenticare l'altro, che però è quello che si deve collegare al mio progetto. Non posso ignorare il fatto che ho un'altra cultura, un altro partner e vado col mio schema mentale. Andiamo avanti lo stesso, ma non è possibile, non sai che cosa stanno facendo gli altri. Quindi l'ansia di rimanere sul tuo schema. Quindi io me ne sto a casa mia, nel mio ufficio, mi scrivo la mia bella scheda progetto, la mando al partner e il partner non ha capito nulla. Manda dei draft, manda delle due pagine, poi domani vediamo queste parti qua. Vai. Infatti, proprio per questo sicuramente siamo stati pochi attenti ai particolari, perché non ce avevamo la fai. Poco tempo per capire le nostre idee e quindi nei particolari, infatti, il primo incontro serviva per capire le idee, secondo per capire se stavamo andando più o meno sulla stessa strada e il terzo entravamo proprio nei particolari, nei colori, io la vedo in questo modo. Voilà, certo, tranquilli, perché sì, poi adesso sì, abbiamo fatto piscina, io vi ho anche stressato sui tempi. Ma infatti però... il terzo incontro è stato proprio tranquillo. Certo. Un orario. Però il meccanismo mentale non è io gruppo sbaglio rispetto alla gestione dell'incontro, è colpa della regola, è colpa del cosmo. Cioè nella formazione noi chiamiamo vittima e responsabile. Essere responsabile vuol dire essere abile a rispondere al 100%. Cioè io sono responsabile, cioè voi non siete andati all'incontro puntuali. Quello crea
dei problemi rispetto alla negoziazione, perché ho il mio schema mentale, ho la mia cultura e rimango arroccato sul mio elemento. Ve l'ho detto il primo giorno, comunicazione, relazione, contenuto. Non mi scrivete tutti i giorni perché mi fate impazzire, ma non a casa mia faccio le robe, poi forse te le dico, perché l'altro non ha gli elementi, ok? Credo poi abbia influito negativamente, come notava proprio Giancarla. All'inizio noi avevamo già dei disegni pronti, con delle misure, per già costruire qualcosa. Mentre quando sono andato da lui in ritardo, ho notato che non avevamo forse bene in mente cosa volevamo fare, mentre noi eravamo già fermi sul progetto, già... Microfono. È venuto con un disegnino e non si capiva niente veramente. Ah. Cosa... chiedevamo a cosa, ma vi siete capiti tra di voi? Certo, ecco. Poi ragazzi, il negoziatore è un lavoraccio, perché devo rappresentare il mio gruppo, interagire con l'altro gruppo, tornare indietro. Quindi nella gestione del progetto, il capo progetto fa fatica, l'abbiamo vista in questa piscina. Cioè, è stata una passeggiata. Cioè, noi siamo andati con un'idea precisa, non con le misure, eccetera, perché volevo capire loro, la loro idea. Io come primo incontro volevo capire, noi abbiamo questa idea, voi avete questa, ok, incontriamo, troviamo un punto di incontro e poi iniziamo a fare con le misure. Yes. Io vedo come prima cosa sempre l'idea. Sì. Ma la magia è al terzo incontro, 11 e 25, qui l'ora che... Vi siete trovati giusti, mannaggia la miseria, perché decidi di fare quello scatto di generosità e dici ok, vado dall'altro partner, qualunque cosa mi dice, ma almeno ci parliamo, perché il progetto lo devi fare in partnership, cioè se tu devi fare il tuo pezzo di ponte, ma per me non c'è problema, no? Però io voglio un progetto condiviso, piscina. Coraggio, c'è di peggio fuori nell'oceano. Altro? Come state? Un po' impegnativo, stamattina, mi rendo conto. Però io ve l'avevo promesso, se no qua facciamo... Foglio bianco, ultima chance per farmi lavorare di notte e capire cosa serve per domani. Come state? Com'è andata? Se volete delle cose, qualcosa me l'avete già scritto, l'ho letto con piacere. Robe che ci abbiamo ancora 4 ore, 5 ore domani. Domani mattina risistemiamo bene i lavori sul ponte, tranquilli, diciamo delle cose, facciamo... La magia del caso. Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili, quindi tranquilli. La carta. Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili, quindi tranquilli, Però riflettete su come è andata, questi partner abbandonati. Allora, Domenico, la richiesta è su foglio bianco, scrivi come... è andata oggi, come ti sei sentito, se mancano delle cose, anonimo, firmato, come vuoi, non c'è problema. Tutti hanno il foglio bianco, mitico? Allora.
Io poi direi che ci salutiamo con l'applauso nostro, tipico, che a me piace tanto. Allora. Io poi ti smonti, ritorno il tuo materiale. Dimmi, chi mi ha chiamato? Ok, grazie. Ci vediamo domani. Ciao, a domani. Ciao. Sì, sì, lascio pure lì. Ok. Ups. Ciao, domani.